Vai, partiamo. Allora, buonasera a tutti. Questa sera presentiamo il libro Viaggio a perdere di Rossana Vesnarè, che è qui accanto a me, e insieme anche Elena Votta. Allora, il libro è un libro un po' particolare, un libro intriso di ironia, però anche di una vena di tristezza per la condizione. Nel tuo libro la donna è descritta come una persona che ancora crede nei valori, crede ancora negli affetti, crede ancora nella solidarietà, nell'amicizia, nell'amore, quindi una visione che potrebbe sembrare ormai fuori moda, ma che invece farà sì, per chi può leggere il libro, che questa persona assume un aspetto veramente proprio simpatico, secondo me, di grande sensibilità. E è un po' ingenua. Ed è ingenua, appunto, proprio ingenua, tanto che tuo psicologo, che è un maschio, non un maschio, uomo, è un maschio, perché va dal nemico per capire come sono fatti i suoi astrusi nemici. Esatto. Dice spesso questa frase, che peraltro è nella quarta di copertina: fai del bene all'umanità, resta single per un po', anzi no, è meglio per sempre. Veramente... Ovviamente lei risponde, ma col cavolo. Ecco, qual era il messaggio? Non illuderti, intanto le cose andranno così. Sì, no, invece in questo messaggio vede una sorta di condanna, no? Della serie, tu devi rimanere single perché non sei a posto. No, e dice, no, col cavolo, io sono a posto, è tutto il resto del mondo, universo, mondo maschile che è sbagliato, ma anche quello femminile, tutto il mondo, no? E quindi si vede già che nella protagonista c'è qualcosa che non va, ha bisogno di una crescita personale. Diciamo, ecco, Viaggio a perdere, si chiama così perché fa assonanza con vuoto a perdere. Viaggi a perdere perché sono tutti quei voli pindarici della mente, io li chiamo voli pindarici, ma di solitamente li definisco in maniera un po' più greve, ma non posso perché adesso mi sono messo la ragazza, non posso dire nulla. Però diciamo, abbiamo intuito, abbiamo intuito. Così, esattamente. Cioè tutti quei voli pindarici che si fanno nel momento in cui si incontra una persona, uomo, donna, che sia, uomini, cioè, o donne. Cioè l'altra parte del cielo. La metà del cielo, l'universo, la metà della mela, come vuoi chiamarlo, indifferente. E parte questo unismo nei neuroni, partono esatto in questo volo pindarico, no? Di speranza, nei sogni, ovviamente, di speranza, bisogna, tutto ecco. Bellissimo, strafico, meraviglioso, e poi padabam, è un classico che ti arrivi uno di quelle mazzate stratosferiche, perché sono illusioni, no? Viaggi a perdere anche tutte quelle, diciamo, avventure che, parlo sentimentali, ma anche di lavoro, di vita, indifferente, diciamo avventure in generale, che sin dall'inizio hanno tipo una virgola storta, tu senti che c'è qualcosa che non va, non so, per una parola detta, per un fatto, eccetera, e dici, ma pensi tra te e te, c'è qualcosa che dice, no, ma sei sarebbe un perfezionista, forse. Aspetta, sarebbe meglio che non la seguo questa cosa, non meglio di no, e poi ti ci ogni tanto ci concediamo con una simpatica collega di lavoro, entrambi single o quasi, e quarantenni, tentiamo di darci appunto alla follia inventandoci uscite fuori dal coro, o che mia nonna riterrebbe tali. Siccome un'amica di una nostra amica aveva detto che era una cosa divertente e che lei aveva pure guagliato, ci siamo iscritti a uno speed date. Ma sì, uno di quegli incontri col timer, per intenderci. In 3 minuti, 3, ribadisco, bisogna fare conoscenza. Finché non arriva un tizio che urla, cambio, e si passa ad altro articolo. Per darmi un tono, dicevo in giro che sì, mica mi aspettavo di trovare l'uomo della mia vita là, che ci andavo tanto per farmi una risata. Ma in fondo speravo con tutta me stessa di imbattermi in uno che avesse fatto lo stesso ragionamento mio. E che quindi quagliasse con me.